Let's go! No, canale sbagliato. Ma hey, ben ritrovati Landerlink 91 in questo nuovo episodio di Kirby Star Allies. Dopo la scorsa volta che abbiamo fatto ben 1, 2, 3, 4 livelli, oggi completeremo con un po' di fortuna questo mondo. Quindi, iniziamo subitissimo con Orrore Oscuro. Vediamo cos'è questo orrore che ci attende in questa landa di lacrime di fuoco. Alright, si scende. Ah, c'è lava sotto. L'uccellino lo voglio perché è bello e funziona benissimo. Come amico leviamo il ragno. Talpagallo. No, quello è talpagallo. No, sbagliato. Non lo so. Il nome... Ah no, quello è talpagallo. Il ragnetto era aracno, certo. Ah, ok. Sì, sì. Questi fanno male. Mi ricordo che alcuni nascondevano pezzi di puzzle. Ovviamente c'è un momento... migliore tra tutti quanti. Io ho scelto quello peggiore per andare. Oh, ninja. Leviamo Bombi Bros. Anche se volevo diventare io ninja, perché io detesto avere il martello. Ecco, qui c'è il pezzo di puzzle con il quale andare, se si vuole. Si può anche andare in un momento diverso, non è... Io ho scelto quello col puzzle perché, beh, c'è il puzzle. C'è altro sopra? No, a quanto pare no. C'era un nemico sotto che nel frattempo questi respawnano appena esci un po' dallo schermo. Ok, qui c'è la battaglia contro sti cosi. What the? Oddio, questi fanno pure un po' fastidio. Vai. Qui botte maccato. Ah, ecco, c'è padre. Avete osato picchiare i miei figlioli. Però non possiamo. Oh mio dio. Fuoco contro fuoco. Non è la strategia migliore, eh. Ah, divento, perfetto. Così almeno forse possiamo evitare di combattere il fuoco col fuoco, che non serve a nulla. Finiremo per bruciare tutto. Ma ehi, Kirby. Oppla. Certo che però mettere quelli che cascano in quel punto potrebbe un attimino imbrogliare qualcuno, sai? Allora, il ninja ce l'abbiamo. Io col martello, l'ho detto, non è che mi trovo proprio alla grande, eh. Però... ninja e... ninja e Ben. Dopo che si è fatto male, l'ha capito. A questo punto era meglio se ero io, il ninja. Ah, ho tolto l'abilità. Come ho fatto a togliere l'abilità? Scusatemi. Perché avrei tolto l'abilità? Allora, a questo punto... divento io ninja. Wada! Vediamo un po'. Oh! Ittoryu. Stile ad una spada. Estrazione. Ittoruyai. Quindi estrazione e colpo in, in una mossa sola. Ah no. Ah no. No. Qui, ah, non c'era nulla qui. Mi sembrava che ci fosse tipo una... un pezzo di puzzle, ma no, mi sbagliavo. Lancio anche i kunai, quindi sono Naruto. Aio. Sì, però Kirby, sulla lava anche tu. Va bene che t'ho spinto io, però minimo. Allora, qui dove... bisogna scendere. Ok, questo è chiaro. Strada peggiore non potevo scegliere. E rimane appeso come un salame. Ottimo. Oh, pulsante rosa. Quindi mondo extra. Livello extra sulla mappa del mondo. Interruttore poi, pulsante rosa. Perché si va prima. Non interruttore. Il che vuol dire che siamo vicini alla conclusione del livello. Ok, optimates direi. Attenzione, qui c'era qualcosa se non sbaglio. Gli vado sopra. No, 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 no. Andiamo sotto, andiamo, che è meglio. Perfetto.
Tiamo, perché ti sei cascato? Stavi sul bordo, Kirby. Perché ti fai male? Cioè, sul bordo poi è cascato. Vabbè. Knuckle Joe. Tra questi c'è qualcuno col puzzle? Io mi ricordo che c'era qualcuno con quei pezzi di puzzle. Ma potrei anche sbagliarmi, eh. Intanto io salgo. Vai. Aiuto, aiuto, sali, sali, sali. Vai, cannone. Boom. Questo me lo ricordavo. Ah, ok, perfetto, ha preso l'amichetto nostro. One up non è che mi serva, però lo prendiamo per completezza. Eccolo qua, mi ricordavo infatti qualcosa del genere. A fine livello, sì. Alcuni sono con dei segreti a fine livello, che se non stai attento puoi anche mancare. Neve e notte, il livello extra. Facciamolo. Buono, mi piace. Ah, questo perché c'è il nemico. Non è Meta Knight. Ce n'è un altro prima di Meta Knight, perché lo affrontiamo, mi pare. Quindi, neve e notte, procediamo. Oh. Interessante. Ok, quindi ci servirà la frusta. A posto tuo. Vai. Se ci stanno fiammelle e frusta vuol dire che forse ci serviranno. Ok. Ah, è un altro di quei livelli. Tutto a primo tentativo? Siamo bravi allora. Siamo stati molto bravi. E anche tre pezzi di puzzle. Meglio di questo che volete? Un Lucano! Amaro Lucano, voglio il meglio. Quello non dovrebbe nascondere alcunché. Potevo prendere l'abilità, ma no, ho deciso di no. Dunque, questo forse... Forse no. Questo è veloce, quindi potrebbe nascondere un pezzo di puzzle. Basta aspettare e vedere. No, mi sa di no. Alright, 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 alright. Ok. Mi piace aspettare e vedere se effettivamente c'è qualcosa, ma non sembra. Ah, colpiscimi, colpiscimi, lascia perdere. Non mi interessa, mi colpisci. Ok, no. Mi sembrava che si potesse andare sotto. Nel caso ho controllato per essere più sicuro. Eppure io mi ricordo qualcosina. Però potrebbero essere sempre livelli che poi sono simili e quindi si ripetono un po' nel corso. Vabbè, i nostri amici prendono danno a gogo. Questo non è da considerarlo proprio. Perfetto, uscita esterna. Vabbè, quello Biospark si fa prendere a calci da fiammello. Noi intanto scendiamo qui. Ok. Oh. Ah, con la frusta, ok. Prima si fa questo qua sopra.
Buono. Chiave. Vai. E anche questo livello direi che è completato al 100% per quanto riguarda il puzzle arcobaleno. Il prossimo poi sarà il livello boss, se non erro. Se non faccio dell'errabondo. Ad ogni modo, saliamo e completiamo anche questo livello. Ora, io non è che devo per forza aspettare di vedere se c'è un pezzo di puzzle quando ci sono le lame che girano. Perché è opzionale prendere tutti quanti i pezzi di puzzle. Anche con un po' di vita, no? Wester è un po' giù di morale perché c'ha poca vita. Ehi, si fa colpire male. Non è colpa mia. Allora, vediamo un po'. Waddle Dee è scoppiato malissimo, poverino. Non mi sembra che ci sia qualcosa di particolare in questo punto del livello. Vabbè, voi siete proprio scemi allora. Mi fate colpire come dei babbi. E dei nabbi soprattutto. La neve bruciata mi mancava da vederla. Effettivamente, è un po' strano, eh. Ah, no, qui si va di qua. Lui è importante, lo prendo. Kirby Drag Queen. Festa Boom. Ah, era solo per quello. Vai, Kirby Ninja, Ittoruyai. Da One Piece comunque, Ittoruyai. Non è che me la sono inventata. Anche perché poi sarebbe una vera parola, quindi. Al limite. Vai con i kunai. Aiuto! Mi cucina! Mi fa arrosto! Col polpettone! No, vabbè, ragazzi, no. Non è che ci sto a prendere, ma... Mamma mia! Se la colpivo! Vividria. Bel nome, Vividria. Particolare, eh? Distrutta! Ti assorbo io, vai! Vai! Disegna un frigo, Kirby. Kirby pittore, natura morta. Perché? Non è vero. Perché natura? Cos'è? Ma chi vi ha detto di stare... Ma cosa fate? Ma perché? Come vi permettete? Prendiamo anche qua sta robina. Ok, bacetti dati con tutti. Bravo, Kirby. Baciati con i tuoi amicicci. A meno che non fa come mamma piccione che rigurgita quello che mangia e poi lo dà ai figli. Sarebbe molto strano. E ambiguo. Ottimo, raga. È andata molto bene. Yeah. Neve e notte completato, quindi andiamo a fare questo livello. Oh, no, io sono completista. O perlomeno ci provo. Però mi sa che c'era qualcosa lì sotto, ora che ci penso. Ah, il rinoceronte, sì! A parte che dovevo comunque farlo, premere lo switch, perché sennò non si andava avanti, quindi. Kirby è un gioco che comunque sia si può prendere molto con calma, volendo. Non è da prendere per forza velocemente all'ennesima potenza. Ok, ecco, lì c'è un pezzo di puzzle. Bisogna anche prendersi la calma di esplorarlo.
Yoi. Oh. Ok. Facciamo stavolta. La stella. Yes. È il raid, stella amici. Ah, questa spara. Mamma mia, è figata. Boom. Bello. Però prendiamo danno, Non è per dire nulla, si può prendere danno. Kirby fuoco. Oh, questa stella è una figata, diamo fuoco a tutto, diamo. Intanto io controllo sempre tutto, controllo perché non voglio perdere nulla. Eccolo qua, con lui si può prendere, si possono fare i tagli, perfetto, si taglia con lui, cambiando amico davanti alla stella. Fendenti d'aria, ok, qui bisogna ci vuole fiammello, ma siamo Kirby fiamma, quindi ok. Ecco, Kirby ghiaccio. Come il ghiaccio possa spegnere delle fiamme non è contemplato nella natura umana, ma si fa. Eccolo qua. Ah, perché c'era il Duke lì. E scoppia anche lui. Bene. Attenzione, però qui non ricordo di preciso. Ok, si fa già così. Anche perché mi sa che è l'unica strada perseguibile. Molto bella sta parte. Ahi, vabbè, sono scemo io. È colpa mia. Non posso proprio di nulla. Oh, te levi, vabbè. Ti faccio colpire. Qui si entra. No. No. Te. Ottimo. Oh, pezzo arcobaleno che serviva per completare il livello 100%. E poi si scende. Un po' veloce a scendere, però... A parte che abbiamo recuperato un sacco di salute e poi la stella non si finisce mai di potenza. Potenza in salute, intendo. Ecco qui mi sa che scendiamo. Chi è il boss? Non mi pare fosse Meta Knight, però, No, sono a posto così. Non capisco perché dovrei depositare i miei amicicci. Siamo già quelli che voglio che siano, quindi... Ah... Potrebbe servirci il tappo elettrico? Io dico di no. Io dico che siamo a posto. Mi faccio la parte. Vediamo un po' se riusciamo a batterlo. Oh, quanta vita. Praticamente ora sono... Non è Kirby Spada, ma è Kirby Zelda. Kirby Link. Vai. Oh. Ah, ok, sì, lui è posseduto. Oh. Ora si sdoppia, si quadruplica, si squadrupla, come si dice? Perché sdoppia è doppio. Ah, dobbiamo sconfiggerlo ora. Ok, Kirby attacco classico questo, quando fa attacco in aria. Ok, è tornato... Ah no, aiuto! Com'era questo? No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Aiuto, 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 aiuto. Bene, rianima. Ottimo, che sennò ci fanno danno. Grosso danno ci fanno.
Chi è? Arianna. Sì, poi mi facevo colpi, no? Sono scemo. Scemo una volta, scemo a due, no. Prendi, prendi Kirby. Vai, se no ci moriamo malissimo. È andata, perfetto, Meta Knight fatto. Ok, non si distrugge? O torna dal suo creato? Che bello Meta Knight. Meta Knight è davvero carico senza maschera. Però rende l'idea di un guerriero puccioso e non un guerriero cattivo. Che però in realtà vuole aiutare Kirby. Chi è che non conosce Meta Knight? Dai. Tra gli amanti di Kirby si sa che Meta Knight si presenta prima come nemico e poi come alleato. Qui era cattivo perché era posseduto dal cuore malvagio. La fortezza. Prosegui. Grazie. Ora puoi chiamare l'amico di sogno Meta Knight. Dirigiti al palazzo dei sogni. Nuovi amici di sogno. Ecco perché non compariva. La fortezza ombrosa Jean Bastion. Persino l'imperturbabile Meta Knight è stato sopraffatto dall'influenza malvagia dei nemici. Ma quella è la loro fortezza. Perché sono venuti in questo mondo? Perché? Senza indugio, Kirby e i suoi amici proseguono il loro cammino. E un po' di indugio ce l'ho perché l'episodio termina qui. Io come sempre vi ringrazio di aver seguito questo video e spero che vi sia piaciuto. Kirby è una di quelle serie che quando inizi a guardarla o inizi a giocarla devi portarla a termine. Tranne con la stoffa dell'eroe che l'ho lasciata a metà. Per motivi del tutto slegati al canale eccetera eccetera. Comunque, io come sempre vi ricordo poi che in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!